Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Weird Stuff. In questo secondo episodio parleremo di una foto molto speciale. Forse potrebbe essere la foto della presunta Madonnina di Medjugorje, oppure no. Io detengo il positivo di questa foto. La foto mi fu regalata da una vicina, la quale l'ebbe in regalo dalla persona che nel 1988 o 1989, più o meno, ebbe ad andare in pellegrinaggio a Medjugorje e scattò varie fotografie. Non detengo il negativo della foto. Non so con quale tipo di macchina fotografica è stata scattata la fotografia, non so che tipo di pellicola fu usata per scattare la foto, non conosco il contesto del momento dello scatto, non conosco le modalità di sviluppo del negativo in positivo. Nella puntata precedente le tesi esposte erano state le seguenti. 1. Dietro alla fotografia blu esiste come una sorta di mosaico che affiora a malapena. È molto visibile osservando la fotografia con una lente. Scannerizzando l'immagine ad alti livelli di DP sopra 300 oppure 600 la cosa si vede distintamente. Questa cosa, diciamo, si nota in modo apprezzabile specialmente nella parte inferiore della fotografia, dove è come se vi fosse stata una doppia sovraimpressione della pellicola oppure dello sviluppo del positivo. Oppure forse si è incastrato il meccanismo di scatto della fotografia e la pellicola ha impressionato due volte. Punto 2. Osservando la fotografia con la lente, appunto, si notano poi anche nella immensa area del grande blu e delle ampie zone di celeste un'enorme quantità di faccine con volti talvolta incastonati, con lineamenti confusi e fusi in due volti. Io ne ebbi ad evidenziare almeno 13, ma di queste faccine ve ne sono molte molte di più. 3. La grande quantità di blu presente nella foto mi fece ritenere che nel momento della foto la luce che aveva potuto impressionare la pellicola forse poteva essere un fascio luminoso molto vicino al blu ed all'ultravioletto, oppure in alternativa la pellicola inserita per fare le fotografie era molto sensibile agli ultravioletti, avendo impressionato solo il blu e le sue frequenze più prossime. Oppure il positivo è stato sviluppato con una doppia esposizione. Inoltre, nel blu scuro a mio avviso si notano i profili dell'Africa occidentale, quasi come se fosse una fotografia suborbitale. Solo nel colore bianco è possibile dare un corretto e pieno significato al significante del tracciato del colore bianco, per quanto le informazioni nel bianco siano relativamente modeste. Sommando la grande quantità di informazione presente nel blu quanto nel celeste, che sono i colori anche con una frequenza molto prossima, non è possibile comprendere il significato del significante tracciato blu scuro più celeste. Osservando la foto scannerizzata a 600 dp in modalità inverse color, si nota subito che dentro al colore blu scuro le immagini confuse hanno una qualche rugosità che fanno pensare a statue medievali, trasformando poi l'immagine invece da colori a scala di grigi e facendo un inverse color, l'immagine centrale pare circondata da una sorta di muro in pietra come una nicchia di roccia con a fianco un muro intonacato. Almeno questa è la mia impressione. Nei canali RGB emergono molte figure intermedie che sembrano stratificarsi nella fotografia come se fossero pezzi di mosaico. Cambiando i livelli di luce e di contrasto ed invertendo la foto si ha come l'impressione che l'immagine si sia composta per stratificazione, proprio come gli indizi ai margini della fotografia sembrano confermare.
con un'analisi attenta dei bordi delle immagini, dove varie sbavature di almeno tre foto diverse sembrano confondersi e sbordano di qualche millimetro oltre la cornice nera. Con una lente di ingrandimento il fenomeno è visibile, con una scansione a 600 dpi è molto più facile di immediato notare questo fenomeno nella fotografia. La particolare luminescenza del bianco e l'alta presenza di blu fanno subito pensare ad una fotografia scattata con ultravioletti. Illuminazione diretta di un oggetto con lampade ad ultravioletti, filtri sulla macchina fotografica. Il problema è che la fotografia ad ultravioletti necessita di un ambiente totalmente buio per bloccare quindi tutte le altre fonti luminose. Non è noto il contesto dello scatto, però diciamo apparirebbe poco credibile in una chiesa colma di fedeli. Un passo a latere. Le apparizioni e le altre manifestazioni mariane dall'indirizzo URL della raccolta di Wikipedia. Tutta la directory relative alle apparizioni e altre manifestazioni mariane prevedono la presenza della Madonna da sola, senza Gesù bambino. Solo tre casi sono citati con apparizioni, diciamo, con la presenza di Gesù bambino. Apparizioni di Gitrezwald, Nostra Signora del Laus, Nostra Signora del Rosario di San Nicolas. Ora, la prima cosa che salta agli occhi è che l'iconografia e la statua della Madonna di Medjugorje non ha nulla a che vedere con quanto presente nella fotografia, e anche le raffigurazioni o le statue relative alle altre tre apparizioni dove è presente un Gesù bambino non hanno nulla a che vedere con la fotografia. La fotografia per certi versi è unica. Sicuramente la Madonna e Gesù non potevano essere biondi e con gli occhi azzurri, quindi colori mediterranei appaiono plausibili, per quanto a mio avviso la foto ricordi un po' vagamente il Gesù di Nazareth di Zeffirelli. L'attrice era, se non ricordo male, Olivia De Assey, l'attrice appunto che impersonò la Madonna, che aveva i capelli scuri lisci. Vero che l'immagine è unica ed ha elementi intrinseci di plausibilità, tuttavia la presenza delle sbordature oltre i margini della foto a mio avviso fanno pensare ad un complesso fotomontaggio prodotto in camera oscura con la sovrapposizione di almeno tre fotografie in formato diverso. Un mosaico di sfondo ad una nicchia di roccia accanto ad un muro di calce mostrato. Un negativo complesso composto di tante faccine meticolosamente assemblate con gargoyle medievali. Secondo strato. Infine la sovraimpressione di una foto fatta in ultravioletti. Terzo strato. La stratificazione sul positivo avrebbe generato appunto questo effetto finale. Tuttavia il montaggio in camera oscura, per quanto accurato e per quanto diciamo ponendo un sicuro margine scuro per togliere le sbordature, evidentemente lavorare al buio in camera oscura con i tre negativi di pellicole di misure diverse ha causato piccole tracce che compaiono ai margini inferiori e laterali del positivo e che si vedono bene ad occhio nudo con una lente e con una scannerizzazione a 600 dpi sono praticamente enormi. Quindi, in sintesi, la mia opinione è che si tratta di un fotomontaggio, anche perché io personalmente non ritengo vera l'apparizione della Madonna di Medjugorje,
la quale parla ininterrottamente da più di 3 anni, però i messaggi sono generici e vuoti, come l'oracolo di un oroscopo, e quindi secondo me non è credibile. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.